partite. Oddio, ma perché è fatto così? Ha facoltà di... Buongiorno a tutti. Si è sfogatissimo. Il mio desiderio anzitutto ringraziare il signor Presidente e il comitato organizzatore per aver dato a noi docenti, agli alunni e a tutto il personale che lavora al Rosselli questa opportunità, direi unica, di incontrare un grandissimo campione di sport e di vita. Per questo desidererei porgere a tutti voi i miei più sentiti ringraziamenti. Del secondo tempo quando Schnelling era pareggiato e oramai la partita sembrava fatta. L'altra domanda, cosa hai provato nel momento in cui hai segnato il gol che secondo me rimarrà nella storia del calcio del 4-3? Grazie. Si è in campo e l'arbitro non fischia la fine, può succedere di tutto, quindi siamo tutti preparati al meglio e al peggio, ovviamente. Nello sport ci possono essere cose positive ma anche negative. Abbiamo subito parecchio nel secondo tempo della partita regolamentare, la pressione dei tedeschi perché perdevano 1-0 e quindi loro dovevano cercare di fare il più possibile per recuperare e quindi abbiamo purtroppo esagerato nella difesa, però ormai sembrava tutto fatto. E Schnelliger era il mio compagno di squadra nel Milan e lui mi ha confessato subito dopo che ha visto che la partita stava finendo e lui era difensore molto lontano dal ritorno dell'ingresso degli spogliatoi. Gli spogliatoi erano dietro la nostra porta del secondo tempo regolamentare. E quindi lui, per non affrontarci noi del Milan, finita la partita che temeva che lo prendessimo in giro, ha cominciato ad avvicinarsi all'uscita del campo, perché ormai la partita stava finendo. E mentre pensava di andare nello spogliatoio, ha visto un cross arrivare e lui era libero e ha dovuto fare gol. Non ha avuto alternativa. Può sembrare una sciocchezza, ma in realtà è successo così, perché lui di gol credo che fosse l'unico gol che ha fatto nella sua carriera. E quindi la motivazione era quella. Questo per dire come può una partita modificare una condizione per una motivazione in fondo banale. Però questo è il bello del calcio. Il calcio spesso dà questa possibilità. E quindi questa è la prima impressione che vi voglio raccontare sulla partita, quella regolamentare. Però grazie a quel gol, che noi non avremmo mai voluto subire, abbiamo trasformato una gara mediocre, normale, come tantissime altre, anche se era una semifinale di un mondiale, in una qualcosa che ha lasciato un segno, perché ormai si parla nella storia del calcio della mezz'ora dei tempi supplementari di Italia e Germania. Io ho avuto la fortuna di fare il gol del 4-3, anche perché ho stato un piccolo contributo, avete visto dove ero io, non era
ricordo in quel momento, lo ricordo in mille alle testa, non dovevo essere lì, però eravamo tutti in fase difensiva in quel momento, mi sono girato, c'è stato il calcio d'angolo, ho visto che nessuno dei difensori era andato sul palo, io ero lì vicino e mi sono avvicinato al palo. E poi avete visto l'azione, non so se vi siete accorti dell'impressione del colpo di testa di Müller, che è quello che dopo che Zeller di testa l'aveva messo nel mezzo, è arrivato Müller, non l'ha colpita, non l'aveva colpita, perché lo spazio per fare gol era fra me e Albertosi, non certamente fra me e il palo, fra me e il palo ci passava solo un pallone. E lui evidentemente non l'ha colpita bene e mi ha preso in contropiede perché io mi stavo spostando verso il centro della porta per cercare di evitare il colpo di testa in mezzo alla porta. Lui l'ha presa male, mi è schizzata sulla sinistra verso l'anca. Fin da piccolo sapevo che i giocatori, tolto il portiere, gli altri non potevano giocare la palla con le mani. E allora istintivamente ho tentato di mettere l'anca, ma non ci sono riuscito. Fossi stato un altro tipo di giocatore, poi mi sarei aiutato col braccio, ma ci sarebbe stato il gol. E poi da quel momento, finché non ho fatto il gol, ero in tensione perché poi ho detto Albertosi, qualche parola pesante me l'ha detta in quel momento. E io mi sono girato verso di lui e ho detto adesso ti tocca andare a fare gol, se no non posso tornare in Italia. Certo che era una cosa un po' elitaria, perché in quel momento dire una frase del genere, però l'ho detta perché in realtà la mia idea era quella di farmi dare la palla e dribblare tutti i tedeschi e andare a fare gol. Come mi hanno dato la palla, si vede, io ho guardato e ho visto tutto quel bianco davanti a me, che erano le maglie dei tedeschi, faccio a passare per mezzo tutti, e lì mi sono arreso, ho dato la palla in mezzo al mio compagno, che poi è andata sulla fascia laterale verso la insegna. Io mi sono avviato per capire che cosa sarebbe potuto succedere e mi è arrivata la palla per provare a recuperare l'errore che avevo fatto prima. E in realtà io ero partito per tirare col sinistro nell'altro angolo. La palla mi arrivava da sinistra, il portiere era sul primo palo, io volevo tirare di sinistra nella parte grande della porta, abbastanza libera. Però in quel momento ho avuto l'impressione che il portiere si spostasse per andare a coprire la parte scoperta. E non so, ho cambiato piede e direzione. Di aver cambiato direzione me ne ero accorto, di aver cambiato piede no, l'ho visto in televisione, perché ero convinto di aver girato il sinistro e di metterla in contropiede al potere, ma col sinistro, invece ho cambiato anche il piede, non solo l'idea. Però quella è stata una cosa così veloce che quasi non mi sono accorto di averla fatta, ed è andata bene. Sono riuscito a mandare la 8 minuti e 38 secondi per rispondere a due domande.